Manda. Grazie per l'opportunità di fare la domanda. C'è un'assenza politica e funziona rispetto a modelli chiari, ma ci sono guerre, relazioni egoiste e c'è la sociologia che è apparsa, diciamo, 50 anni fa, e quindi la società di Bala Sulam sembra che questa sociologia dice come costruire questa società, perché non abbiamo queste fonti, perché questi scienziati. Scusate la domanda, è menzogna, tutta la sociologia, la psicologia, qualsiasi cosa, dice Rav, tutta è l'immaginazione dell'uomo, lui pensa di comprendere qualcosa riguardo alla legge della natura, alle forze della natura, ma non c'è nessun modo di fare critica come fisica, chimica, come scienza. Tutti questi metodi riguardo al costruire l'umanità e come l'umanità esiste e funziona, noi non abbiamo nessuna prova per quello. Non abbiamo, come posso dirlo, non abbiamo una base, un fondamento, niente. Da dove lo prendi? Da Marx? Vedi Marx come se tutto fosse... con una idea corretta dall'inizio. Non è uno psicologo. Lui ha lavorato nell'economia, dove parlava del desiderio di ricevere, come funzionava tra le persone, quindi come si dovevano organizzare, come queste relazioni, come si potevano fare relazioni, come fare calcoli, per lo più economici, calcoli tra le persone, in un modo non corretto. È corretto rispetto alla natura umana, perché tutti sono egoisti, e quindi possiamo costruire le relazioni tra egoisti, tra le persone, ma noi tutti esistiamo in accordo all'abilità di costruire una società. I bambini esistono e da un lato abbiamo l'ego che vuole distruggere tutto e vuole essere l'unico, che io sono il faraone e che tutti sono al di sotto di me come schiavi, eccetera, come se la costruzione che io vorrei fare di più e di fatto in generale nell'umanità, che risultato ha dato questo? Niente, perché il Boré lo ha rovinato. Potrebbe essere Marx o qualsiasi altra persona intelligente, questo non aiuterà, c'è una forza superiore che sta lì e mette gli ostacoli, non permette agli uomini di organizzare le proprie vite. Diciamo che siamo d'accordo, diciamo che tutti siano d'accordo, che siamo in accordo con un gruppo di persone intelligenti in tutte le generazioni e loro ci controllano e ci governano. La società umana, ma questo non aiuterebbe. Il Boré desidera che noi altri ci connettiamo, e quindi la connessione tra di noi determinerà tutte le leggi della società umana in un modo ideale, e noi stessi incontreremo queste leggi, le implementeremo e ci mettiamo in questa rete di queste leggi, e quindi
Questo è chiamato la forza di connessione, fare pace tra di noi, in azione al di sopra del nostro ego, verso la connessione ed azione mutua, e questo determinerà che noi costruiamo la forza del Borè nella connessione tra di noi, e questa forza sarà in controllo, e non queste persone intelligenti che vengono dalla loro mente e che fanno qualcosa, nessuno può. E anche la naturalezza in se stessa, non ci sono tali forze che lo facciano, le persone in se stesse devono costruirlo, è qualcosa che non è molto semplice, è molto profondo, e deve farlo, l'umanità deve farlo in modo che non ci sia scelta. Noi crediamo che questo debba essere fatto dalla comprensione della nostra sofferenza, e in questo modo noi potremo scoprire e ricevere questa forza superiore. Non ho parole sufficienti. E ognuno deve vedere come questa cosa deve essere stabilita, e noi siamo già nell'ultima generazione. Se posso precisare, chiede l'alunno, nonostante è stato scritto in una lingua scientifica come la sociologia superiore, psicologia superiore, molto scientifica, ma nonostante questo non è mai, non ha avuto mai un, come il capitale che ci ha buttato anni dietro, la gente non lo percepirà così scientificamente, solo noi tuoi alunni dobbiamo realizzarlo, è stato scritto per noi. Io ritengo che le persone, in base alla loro disperazione generale che scoprono nel nostro mondo, e verranno altre situazioni, può essere molto dure come le guerre mondiali, terza e la quarta, vari colpi, e perciò la nostra spiegazione deve anticipare, come diciamo, il rimedio al colpo, e perciò dobbiamo lavorare e insegnare l'umanità ad aprire l'umanità verso tutte le fonti della saggezza superiore, della natura, Elohim, Dio in valore numerico, gematria e la natura. Non c'è chi sta sopra di noi, ma è lo stesso sistema dove esistiamo, e noi dobbiamo aprirlo sempre di più nella misura che l'umanità è capace di inghiottire questo, di accettare questo. Ognuno secondo la propria misura, ma in tutto nella connessione risulterà che questo viene recepito nella maniera corretta tra tutti. Anche noi dobbiamo ancora imparare come questa cosa si espanderà. Ma questo è il nostro lavoro. Non per tante generazioni in avanti. Non per tante generazioni. Io lo vedo proprio. Non io sarò in questo, ma i nostri bimbi, i nostri nipoti, il massimo, già di sicuro lo realizzeranno in un gradino pratico in questo mondo. E noi già, quello che sa ognuno di noi, in qualsiasi forma dove che esisterà, la vita non finisce qua.